come io faccio i miei lavori, vado come quelli del creatore, attraverso che ti innalzi sopra di loro. E proprio si chiama fede sopra la ragione d'azione oltre la ricezione, che è la caratteristica di d'azione che tu vuoi dare, decide fin quanto tu operi e segui i vasi di ricezione. E in questo io l'ho incluso nel creatore, sì, perché la forma che tu ricevi tu te stesso non è la tua forma di desiderio di ricevere, ma la forma di dare. Tu fai diventare la tua mente e sentimento verso la dazione. Tu non hai per te stesso nulla, già restrizione, questo schermo è la luce di ritorno, tu ti indirizzi te stesso per lo scopo di dare, e allora tu già lavori con un altro stile, sei diventato a una creatura nuova. E quando io ricevo per lo scopo di dare, in quale stadio? Nei suoi vasi? I vasi rimangono i tuoi vasi, ma tu solo dopo che tutte le tue intenzioni presenti sono puliti dallo scopo di ricevere, puri, allora tu cominci ad associare loro. Dopo che hai lavorato allo scopo di dare, tu cominci a risvegliare i vasi di ricezione tuoi, di associarli piano piano allo scopo di dare. Questo è già un lavoro non semplice, opposto proprio, di aver piacere per lo scopo di dare. Questo noi, fin quanto che noi possiamo oggi descrivere a noi stessi, questo non è quello. Bisogna passare queste barriere, queste condizioni, che faccio restrizione, schermo, luce di ritorno, dare per lo scopo di dare, allora ricevere per lo scopo di dare. Ok.